Bene, io qui vi ho elencato i principi e adesso parliamo invece qualche secondo di un'altra cosetta. Parliamo un altro secondo di quello che è successo, di alcune cose che sono successe alla conferenza di sabato. Dov'è il positivo e dov'è il negativo? Il positivo è questo. Noi stiamo facendo un discorso che ha delle difficoltà a entrare nelle persone. Perché ha delle difficoltà? Perché noi non parliamo alla ragione, cioè non parliamo partendo da cose già conosciute, ma noi parliamo al sentire delle persone. E il sentire delle persone si modifica molto lentamente, cioè con dei tempi estremamente lunghi. Cioè noi non diciamo, mica ho visto la Madonna, mette in senoce un catì. Allora questo, se dicessi questo, questo si sommerebbe all'educazione che mette in ginocchio le persone e basterebbe un po' di abilità per riuscire a fare questo. Ma questo non ci appartiene. Dal momento che noi stiamo proprio costruendo quello che è il sentire delle persone, il modo delle persone di percepire il mondo, chiaramente le persone che hanno ancora uno spirito vivo, cioè che hanno ancora la percezione del mondo, non si mette, non dice sì Claudio hai ragione, no, tanto prima studiano, verificano, praticano, guardano, osservano, cioè sono delle persone vive, per cui chiaramente il nostro discorso entra in maniera viva, non in maniera morta, per cui lo sviluppo del nostro discorso sarà sempre uno sviluppo lento ma sistematico, perché una volta svegliato il dormiente che c'è dentro ogni persona, la persona non farà altro che diventare avida di sapere e di conoscenza. La quantità di persone è stata notevole rispetto a quello che alle aspettative di quelle persone, cioè nel senso che pensavo meno persone di quelle che si sono presentate, però pensavo magari più gente del centro sociale o più gente legata a tematiche dei centri. Invece, o perché ci sono state manifestazioni, o peraltro, sì, pronto? O perché ci sono state manifestazioni, o peraltro, la quantità di persone dei centri è stata minore. Poi molte persone che dovevano venire per varie ragioni non sono venute, in compenso ha risposto una gamma enorme, una gamma grossa di persone che stanno seguendo il nostro discorso e che si stanno interessando alle tematiche pagane. Da questo punto di vista è stato un grande successo, cioè non il successo della conferenza in se stessa, ma il successo del discorso che stiamo facendo, cioè il discorso che stiamo facendo sta toccando il sentire delle persone e questo è positivo. Ora, fatta questa conferenza, naturalmente, vediamo un attimo cosa abbiamo qui. Fatta questa conferenza, un amico che ha partecipato alla conferenza mi ha scritto ed è abbastanza interessante. Ed è abbastanza interessante quello che scrive, cioè l'analisi della conferenza lo fa lui praticamente. Dice, cordialissimi Claudio Francesco, sarebbe molto facile approfittare della descrizione per dare forma e colore alla conferenza pagana tenuta in quel del centro sociale Carrosseria a Mestre il 20 dicembre. Mi astengo volutamente dal farlo per non dare troppo sfogo alla castaneddiana descrizione dove il razionale tonal potrebbe andare a nozze e replicarsi nell'esperimento. Da profano della materia e da privo di nozioni filosofiche, poi non è vero come sono, ma da interessato alle problematiche pagane, ritengo auspicabili tante conferenze ancora. Per me, perché il repetita Juventum, cioè ripetere serve praticamente, e per gli altri affinché gli si possano sturare le orecchie inchiodate da secoli di condizionamenti, da paure irrazionali e da tremende e sottili coercizioni radicalizzate nel sociale dove l'ignoranza è padrona e la convivenza fa da catalizzatore. E la convenienza, scusate, fa da catalizzatore. Onore e merito, vabbè, all'assemblea formata da un nutrito gruppo di persone della più diversa estrazione, ha partecipato anche una cara bestiola, anche lei essere della natura, che a mio dire, nei passaggi cruciali di una diatriba, non ha mancato di dire la sua e dal suo punto di vista, non mi potrei permettere tanto, con cognizioni di causa.
che per altri versi, a mio parere, è mancata ad un tale, di cui non ricordo il nome, autodichiaratesi insegnante di religione cristiana cattolica, cioè è un insegnante di italiano, vabbè, sede vacantista, cioè praticamente ha detto che lui però, sì, lui è un integralista cattolico, però non riconosce il Papa, le cui preoccupazioni nel suo contraddittorio si è incerniata nella precisazione della pronuncia di cerere anziché cerere o viceversa, non so, dimostrando così di essere in possesso di quelle credenziali che sovente spacciate per cultura e sapere mascherano invece e non solo un evidente fallimento teorico con coda di paglia, dove invece anche un cane avrebbe abbaiato l'ovvio. Ridiculous in questo momento mi sta solleticando, ma preferisco sospendere il giudizio, tanto c'è sempre la sovrimposizione cosmica di Reich che fa il suo corso. Questa è la lettera che manda, speriamo bene, che ha mandato un amico che è venuto in conferenza e che ha potuto assistere, diciamo così, anche al dibattito oltre. Naturalmente ringrazio per la lettera e mi fa piacere, insomma. Bene, e niente, di queste conferenze noi ne replicheremo ogni volta che avremo la possibilità di farlo. E a coloro che hanno chiesto perché mai andiamo al centro sociale, siamo andati al centro sociale perché il centro sociale Carrozzeria ci ha offerto una sala attraverso la quale parlare. Quel giorno che i comuni mi offriranno una sala, o comunque potrò noleggiare pagando il dovuto chiaramente la sala, andrò in comune. Quel giorno che un partito dirà vieni a fare esporre le tue idee qua dentro, andrò da quel partito. Non ho nessunissime pregiudiziali rispetto a nessuno, anche se siamo diversi da chiunque, cioè noi siamo diversi da ogni estrazione politica, siamo diversi da ogni condizione religiosa, siamo diversi da ogni altra filosofia che esista. E naturalmente noi ci teniamo alla nostra cosa, cioè per noi i principi sono sacri e vanno rispettati. Naturalmente se uno dice io faccio un progetto politico in cui il tuo discorso mi può servire, che tu fai quel tuo discorso perché così favorisci il mio progetto politico, beh, sono cavoli tuoi, cioè io comunque faccio il mio discorso. Se tu ritieni che i miei discorsi possono servirti per operazioni politiche sono robe tue. E a me non interessa l'uso che fai di me, di miei discorsi, a me mi interessa far circolare il mio pensiero. E allora, pur di far circolare il mio pensiero, a me non mi interessa i progetti che fanno gli altri, appartiene al loro intento, appartiene al loro modo di vedere la vita. Io in qualsiasi partito politico, in qualsiasi organizzazione religiosa, in qualsiasi organizzazione sociale, in qualsiasi posto vada, che si vuole discutere quello che io dico, quello che io faccio o confrontarlo, io porto sempre le mie cose, il mio modo di essere e il mio modo di rappresentare la vita, cioè non ho puzza sotto il naso rispetto a nessuno, però sono separato dagli altri perché ritengo che il lavoro che stiamo facendo noi è assolutamente importante, cioè è forse l'unica novità che esista all'interno del sistema sociale in cui viviamo, quello che stiamo facendo. È una novità veramente grossa, nel senso che va a definire relazioni diverse fra gli esseri umani, relazioni diverse fra gli esseri umani e il sistema sociale, relazioni diverse all'interno della vita, per cui trasformazioni dell'individuo, trasformazioni fra l'individuo e la sua percezione, la costruzione del percorso di conoscenza e di consapevolezza di un essere umano adulto. Da noi non arrivano persone giovani, cioè non arrivano persone giovanissime, noi non abbiamo problemi da questo punto di vista, da noi arrivano persone che hanno maturato delle esperienze della vita, sì, magari qualcuno ha un po' meno anni, qualcuno ha più anni, però è più facile che arrivino da noi persone che hanno una certa età, cioè nel senso che hanno maturato una serie di esperienze e maturando quelle esperienze sentono il valore dei nostri discorsi. È più difficile con le persone giovani, è più difficile con le persone giovani perché stanno ancora cercando, stanno ancora costruendo, non hanno ancora accumulato sufficiente esperienza. Non esiste un sistema educazionale pagano in giro, esiste soltanto quello che noi stiamo facendo, per cui le persone hanno accumulato
il loro sentire, hanno costruito se stesse attraverso le esperienze della vita. Costruendo se stesse all'interno delle esperienze della vita, hanno accumulato un loro bagaglio di sentire, e quello che noi comunichiamo, comunichiamo a questo bagaglio. Le persone giovani che non hanno accumulato quel bagaglio, o che non hanno vissuto delle contraddizioni all'interno, non so, della famiglia, della vita, eccetera, per cui magari qualcuno è alla ricerca di uno strumento, è alla ricerca di un mezzo per affrontare meglio la vita, per cui può usarci tranquillamente come mezzo ideologico, mezzo di pensiero per affrontare meglio la vita, però dico, a parte alcuni di questi, normalmente soltanto le persone che hanno vissuto delle esperienze si avvicinano al nostro sistema di pensiero. E questo è, per noi è importantissimo perché dal nostro punto di vista non è la persona giovane che va educata, ma è l'adulto che deve educarsi, che deve costruirsi, che deve modificarsi. Per cui per noi è importantissimo questo, cioè non abbiamo né limiti di età in questo genere di cose. Per cui alla fiera di Vicenza troverete anche questi volantoni che vi ho letto questa sera. Potrete prenderli, insomma, per pochissimo, proprio quasi li regaliamo, insomma, ecco. E sono dei lavori notevoli, cioè nel senso che sono dei lavori che determinano alcune posizioni fondamentali che sono passate sia attraverso il libro dell'Anticristo, sia attraverso altri lavori. Però vanno a definire in maniera sempre matura. Vi ricordo che i miei libri in realtà rappresentano il mio percorso, cioè rappresentano il mio percorso del sentire, cioè le mie visioni della vita riportate all'interno della quotidianità, all'interno del mondo, della ragione. Per cui, essendo un percorso di costruzione, sono scritti in maniera diversa, cioè dei concetti che è sempre lo stesso concetto, cioè per esempio il concetto di verità e libertà, la relazione fra libertà e verità e la contrapposizione fra le due c'è sempre in tutti i lavori, però viene rappresentato in maniera diversa, in maniera sempre più matura, diciamo così, sempre più articolata, sempre più culturalmente approfondita, a mano che riuscivo a approfondire la descrizione culturale. Perché quello che spesso mancato alla stregoneria è proprio stata quella di descrivere culturalmente ciò che lei e organicamente ciò che lei percepiva. Bene, io sono solo un apprendista stregone e anche a un livello piuttosto basso, se no, non è che sia a un gran livello, però ho probabilmente alcuni elementi che mi fanno assolutamente originale da questo punto di vista. Cioè ho una storia prima della stregoneria, prima del mio percorso di stregoneria, che è una storia particolarissima, con delle condizioni particolarissime. Non ho avuto condizionamenti cattolici, cioè anche se mia madre mi ha fatto fare battesimo, cioè mi ha battezzato, cresima, comunione, per tutta una serie di caratteristiche della mia famiglia precedenti, io non ho avuto condizionamento cattolico. In pratica, cos'è che è successo? Cioè io sono veneto al 100%, cioè nel senso che sono proprio veneto, però mio nonno era un sindacalista socialista e quando i fascisti arrivarono al potere cercarono di dargli l'olio. E siccome mio nonno era alto 1,90 m per 110 kg, entrarono dalla porta e uscirono dalla finestra. Solo che il giorno dopo ha preso moglie e figli, fra cui mio padre che aveva 3 mesi, e li ha portati in Francia. Quando mio padre era a Francia è tornato in Italia, aveva già 18 anni e sapeva il francese. E già era sfuggito a quello che era il condizionamento cattolico che veniva costruito ai ragazzini qua nel Veneto. Cioè in Francia aveva un altro tipo di società, diciamo così, un altro modo di rapportarsi. Quando poi è venuto in Italia, sì, mia madre mi ha battezzato perché lei era cattolica, cioè, però nello stesso tempo, proprio per l'influenza di mio padre, è sfuggito dal controllo, cioè sono sfuggito, diciamo così, dal condizionamento della Chiesa cattolica. E un'altra possibilità che è rarissima, io ho una leggerissima forma di dislessia dovuta al fatto della mia precocità di camminare. Voi sapete che i bambini, quando sono piccolissimi, cioè nel primo anno di vita, hanno una fase nella quale camminano a quattro zampe.
quella fase che camminano a gatto gnao o a quattro zampe, serve per lateralizzare il cervello, cioè il cervello viene disciplinato, cioè l'emisfero destro e l'emisfero sinistro vengono lateralizzati. Bene, se il bambino non cammina a quattro zampe o non lo fa dopo, ma cammina direttamente in piedi, come ho camminato io camminavo già a 8 mesi, tanto ero l'orgoglio di mio padre, guarda che precoce che è questo, non lateralizza gli emisferi. Praticamente cosa succede? Succede semplicemente che l'individuo, per riuscire a fagocitare un elemento di conoscenza, un elemento... deve fare molta più fatica, però nel momento stesso in cui lo ha fagocitato lo ha fatto proprio. Cioè la fatica che un individuo che non ha lateralizzato il cervello fa nell'apprendere le cose è maggiore degli altri, ma nello stesso tempo una volta che le ha apprese diventano parte di se stesso, cioè si è modificato in funzione della cosa che ha appreso. Questo cos'è che mi ha consentito? Mi ha consentito che quando praticamente sono arrivato in contatto con cattolici eccetera non riuscivo a capire che cazzo volessero, cioè... io a tutt'ora faccio fatica a capire le battute, se voi mi fate una battuta spiritosa io faccio fatica a capirla, per cui questo mi ha permesso anche di sottrarmi a quello che è stato il condizionamento cattolico. Questo più sommando a tutta una serie di altre cose, per cui io sono estremamente anomalo rispetto alla società in cui vivo, proprio perché ho avuto delle specificità che mi hanno consentito di fare un percorso di stregoneria senza fare tutta quella fatica che deve fare un cattolico per liberarsi dai condizionamenti, per liberarsi dal prete, per liberarsi dalla chiesa, per liberarsi da tutta una serie di cose che qui in Veneto sono invece estremamente marcate, sono estremamente pesanti. Per cui io non ho interiorizzato né il Dio padrone né il pazzo di Nazareth, non ho interiorizzato queste cose a livello intimo ma soltanto a livello razionale, cioè quello che io ho studiato catechismo, che mia madre mi ha fatto fare anche il catechismo, era semplicemente a livello razionale, ma era talmente blando che non ha inciso sulla mia, sul mio modo di essere, cioè per incidere sul mio modo di essere dovevo probabilmente fagocitarlo molto più a lungo, dovevo analizzarlo molto più a lungo, dovevo concentrarmi molto più a lungo. Siccome invece era quello che hanno dato a tutti gli altri, essendo più lenta la mia capacità di assorbimento degli elementi che dall'esterno arrivano a me, chiaramente mi sono salvato da quel punto di vista. Poi sono un ribelle nato, per cui non ci sono problemi, cioè, dopo un certo punto non è più arrivato. Per cui io sono sempre stato fuori dal cattolicesimo, nel modo più assoluto e categorico, cioè il cattolicesimo non ha potuto condizionarmi e sottomettermi, proprio perché per alcune cose sono sfuggito al controllo, cioè per alcuni elementi sono sfuggiti al controllo, perché quando mi sentite a me parlare del cattolicesimo non è che io ho fatto un percorso all'interno del cattolicesimo, io non ho fatto nessun percorso di condizionamento tipo i gesuiti, tipo l'Opus Dei, tipo i legionari di Cristo all'interno del cattolicesimo, per cui non ho dovuto fare una battaglia per liberarmi di questo, e non avendo dovuto fare una battaglia per liberarmi di questo avevo molta energia da usare proprio per andare oltre, cioè potevo andare oltre qualunque altra cosa, e questa è la mia caratteristica fondamentali, perché io non ho problemi a chiamare il patto di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, mentre invece delle persone so che questo li rende una fatica immane, cioè percepire questo e percepire fagocitarle come lo faccio io, per loro è una fatica incredibile, perché il condizionamento e l'interiorizzazione di questi elementi è arrivato talmente profondo che dicono sì vabbè non c'è il Dio biblico ma c'è sicuramente un essere all'origine dell'universo, c'è una coscienza universale, noi siamo partecipi all'anima, cioè esistono tutti questi discorsi che a mio avviso sono semplicemente delle capriole per comunque giustificare qualcosa che stia alla base del concetto del Dio padrone. E questo per me è assolutamente inconcepibile, nel modo più assoluto, insomma, non ho nessunissimo problema. E questa è la diversità che ho io rispetto a una serie di persone, cioè la facilità che ho io in questo. Dopodiché esistono persone che si sono liberate per impulsi essenziali, tipo il sesso, tipo la sopravvivenza, tipo il piacere della conoscenza, che sono degli impulsi essenziali attraverso i quali le persone si sono liberate da tutta una serie di elementi coercitivi. Ciao! Bene, questo può avvenire
però la mia fortuna è stata quella di non essere mai stato in possesso, diciamo così, dei cattolici. Mi hanno insegnato il catechismo, cioè, però non sono mai riuscito a superare quella barriera che mi ha protetto dal loro intervento. Per esempio, io ho sempre avuto delle difficoltà scolastiche, perché gli elementi a scuola che io dovevo imparare era estremamente difficile per me immagazzinarli. Nel momento stesso in cui immagazzinavo quegli elementi, avevo dei successi scolastici. Però, siccome immagazzinare quegli elementi costava una quantità enorme di fatica, avevo delle difficoltà ad affrontarli. Quando ho cominciato ad affrontare altre cose che erano mie, erano cose che mi piacevano, che mi stimolavano di più, ho avuto immediatamente delle risposte anche emozionali, anche culturali, anche, che erano estremamente alte. Per cui quando vi misurate con me, vi misurate con una persona che in realtà non è mai stata in ginocchio. E questo è, cioè non ho mai dovuto fare la fatica per sottrarsi dal ginocchio, dall'essere in ginocchio. Nello stesso tempo avevo talmente forte lo stimolo di libertà da essere nato praticamente come ribelle. Se cioè, io non mi ricordo di non aver vissuto un attimo della mia vita come sfida o come ribellione. Io mi ricordo di aver vissuto tutta la mia vita come se fosse quasi un combattimento continuo, sia orale, sia fisico, sia emozionale. Cioè io sono sempre stato una persona che ha affrontato la vita a denti stretti e a pugni stretti, prendendosi anche le sue batoste, anche belle dure. Bene, questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, e terminiamo il tutto con un paio di notiziole. Siccome abbiamo ancora 2 o 3 minuti da riempire l'ultimo spazio, e volevo riuscire a riempire questa cassetta per mantenerla anche qui in radio a disposizione, almeno finché non finisce la cassetta, vorrei riuscire ad andare avanti anche con delle notizie di stampa. Abbiamo già parlato oggi di una notizia importantissima che non sono riuscito anzi a parlarci, e che è la polemica che i gesuiti fanno con gli animalisti, no? Gesuiti ed animalisti sono ai ferri corti. Civiltà Cattolica afferma che gli animalisti estendono categorie propriamente umane come interesse e diritto a esseri non umani. Cioè, questo qua viene a dire a delle persone, cioè, chi dice questo lo dice alle persone che vogliono estendere dei diritti all'embrione, cioè dei diritti giuridici all'embrione, per cui fa abbastanza rabbrividire la faccenda. Il problema è questo, che in effetti gli animali hanno coscienza e consapevolezza, e se noi riusciamo a scoprire la volontà e la determinazione negli animali, che sono la stessa volontà e la stessa determinazione nostra, questo non significa che noi vogliamo che gli animali siano esseri umani, ma significa che nei loro confronti dobbiamo mantenere un rispetto, che è un rispetto da essere a essere, non perché mi sono il tuo paron e ti tratto bene. Ma ho rispetto di te perché tu sei uguale a me. Questo non significa che non lo piglio e non lo mangio, però è questione di atteggiamento generale, di atteggiamento proprio della nostra specie nei confronti dell'essere natura. Chiaramente questo è in contrapposizione con tutte le teorie cristiane, cioè i cristiani affermano che l'essere umano è creato ad immagine e somiglianza di Dio, per cui figuriamo se estendere agli animali l'immagine e somiglianza di Dio, le stesse tensioni di Dio per i cattolici sono una bestemmia. E affermando questo, andiamo un attimo, sì, 40, e hanno paura di questo perché questo viene a togliere l'essere umano dall'essere creato ad immagine e somiglianza di Dio e lo riporta fra la natura. Cioè, se l'essere umano usa le stesse categorie di giudizio nei confronti di se stesso agli esseri animali, l'essere umano ritorna nella natura nella quale si è costruito e riprende il suo cammino di trasformazione. Di questo hanno paura i gesuiti, eh? E passiamo a un'altra notizia, intervento del Vaticano a favore di Pinochet, vediamo un attimino, Pinochet. Io vi ho già detto che tutti i dittatori, tutti quelli che si considerano padroni degli esseri umani, hanno una caratteristica, sono uguali al Dio padrone, cioè è il Dio padrone che giustifica il loro essere padroni di esseri animali. Ricordatevi questo, cioè non esiste
non esiste nessun altro padrone che non sia giustificazione del Dio padrone. Vabbè, dopo può essere buddista, può essere musulmano, eccetera, ma non ha importanza. L'11 settembre 1973 dichiarava Pinochet: abbiamo dovuto assumere la guida del paese non senza affidare il successo della nostra missione a Dio e a Santissima Vergine del Carmelo. La Vergine del Carmelo e Dio sono responsabili dei massacri fatti da Pinochet. Cioè, la logica giuridica è questa, eh? Ancora. Conservo intatta la mia fede in Dio e nei principi che hanno guidato la mia esistenza. Cioè, il massacro, la distruzione del divenire umano che ha operato in Cile è dato dalla fede in Dio e nei principi che hanno guidato la sua esistenza. Augusto Pinochet, lettera ai cileni, dicembre 1998. Ho chiesto umilmente a Dio che fino all'ultimo secondo della mia vita mi dia la lucidità per capire e accettare questa croce. Lui accetta la croce. Ha massacrato e torturato migliaia di persone. Lui accetta la croce. Insomma, stiamo scherzando. E per cosa li ha torturati? Semplicemente per riaffermare il suo essere padrone. Non li ha, non so, ha ammazzato 10.000 persone perché quei 10.000 persone voleva impedire a quello Stato che gli uomini fossero uguali. Vabbè, ha ammazzato 10.000 persone per un motivo preciso. Questo le ha ammazzate perché lui voleva essere il padrone. Per cui è chiaro che a questo punto il Vaticano deve intervenire per aiutarlo, perché lui è cattolico, cioè non può non intervenire perché i suoi massacri sono stati fatti in nome di Dio. Per cui lui è cattolico, il suo comportamento, i suoi massacri, eccetera, vanno nella direzione dell'etica cattolica. Per cui il Vaticano non può fare a meno di intervenire, perché lui è cattolico, i massacri che ha fatto sono stati per la fede cattolica, sono in funzione della costruzione del cattolicesimo, per cui non può assolutamente non intervenire. E questo qua lo troverete sempre, lo troverete i mafiosi sono mafiosi perché sono cattolici, o se vogliamo, proprio perché sono cattolici possono diventare mafiosi, non può, si spaccia eroina perché si è cattolici. O meglio ancora, proprio perché si è cattolici ci si può permettere di spacciare eroina, si è uguale al Dio padrone, tanto tu mica distruggi le persone sono create ad immagine e somiglianza del Dio padrone, puoi tu distruggere quanto Dio ha creato? No, non lo puoi fare perché Dio padrone è assoluto, dunque si può anche spacciare eroina, grazie al cattolicesimo a questo. Cioè i meccanismi mentali sono sempre gli stessi, non cambiano assolutamente, erano gli stessi 1500 anni fa, 2000 anni fa, sono gli stessi adesso, cioè per sottomettere gli esseri umani ci sono solo una decina di cose. Bene, io qui concludo la trasmissione, questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo, i ragazzi sono arrivati, io li ringrazio per avermi fatto registrare l'intero nastro, il nastro mai registrato, qui io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Militare di Studi Politeistici, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e a risentirci a giovedì prossimo, e ricordate l'appuntamento in fiera se qualcuno vuole venirci. Grazie dell'ascolto e a risentirci.